Ciao a tutti e bentornati. In questo video è dedicato all'assemblaggio del letto a castello che presenta la struttura a soppalco e dove nel precedente video abbiamo visto come andare a realizzare i pali portanti e predisporli a un particolare tipo di assemblaggio che vi presenterò in questo video, che attraverso delle scanalature mi permetterà di montare completamente da solo e in poco spazio tutti gli elementi, anche elementi abbastanza lunghi che richiederebbero comunque un supporto, un aiuto. Quindi un video dedicato all'assemblaggio e al completamento degli elementi. Nel precedente video ho mostrato anche come andarli a trattare superficialmente, o meglio come ho deciso di trattarli superficialmente. Ho già trattato tutti gli elementi che andrò ad assemblare nello stesso identico modo, quindi se siete interessati a come li ho levigati, preparati col fondo e quindi verniciati con lo smalto, magari date uno sguardo al precedente video se non l'avete già fatto. Ma passiamo adesso all'immagine d'assemblaggio, che questa volta non saranno all'esterno, ma bensì ci sposteremo all'interno. Quello che vedete è lo spazio dove andrò a realizzare il letto a castello. Non è molto, viste le dimensioni anche del letto, ho a disposizione circa 2,10 m x 3 e il letto occuperà un'area di 1,94 m x 98 cm. Quindi l'importante è stato non solo andare a ottimizzare gli elementi per occupare meno spazio possibile, ma anche fare in modo che tutti i particolari si potessero assemblare in modo semplice da una sola persona, richiedendo anche poco spazio. Motivo per quale nel precedente video vi ho proposto come andare a realizzare le scanalature sui pali e andarle a predisporre con dei fori per alloggiare dei listelli di 9 cm che adesso vedremo. Mi sono preparato questi listelli che, come vedete, sono stati trattati, quindi levigati e verniciati analogamente come ho fatto per i pali. Sono lunghi 98 cm e, come vedete, presentano dei fori che sono stati fatti in funzione della posizione dei fori sulle scanalature che vedete in basso, e dopo averli forati li ho anche svasati per permettere l'alloggiamento dei perni. Questi sono i perni che andremo a montare, sono perni di acciaio M8 lunghi 80 mm a testa svasata. In questo modo si andranno a posizionare completamente all'interno della svasatura sul legno e li andrò a fissare utilizzando semplicemente due chiavi. Io ho una Torx e una chiave da 13 per permettere il fissaggio del dado. Ho appoggiato i pali alla parete, semplicemente appoggiato quelli che sono i listelli all'interno della prima scanalatura e, come vedete, con una sola mano posso già iniziarli a vincolare andando a posizionare quelli che sono i perni, grazie al supporto dato dalla scanalatura stessa. Posizionato i perni nelle loro sedi, li andrò a chiudere con una rondella e un dado con guarnizione autobloccante. Non li porterò completamente in battuta, permettendo un minimo di gioco tra gli elementi finché non avrò posizionato tutti i listelli, in quanto poi nella fase successiva, quando tutto sarà posizionato, serrandoli andrò a bloccare partendo dai laterali, quindi da quello più in basso a quello più in alto, fino a quelli centrali. In questo modo eventuali tensionamenti legati a dislivelli del pavimento o eventuali micro errori o giochi nella lavorazione del legno si andranno a compensare da sé. Ho posizionato i vari elementi e a questo punto posso iniziare a serrare le viti. Grazie al foro che ho posizionato nella parte di dietro del palo, posso inserire tranquillamente la boccola e quindi col doppia chiave andarla a chiudere tranquillamente. La guarnizione autobloccante mi aiuterà evitando che il perno si sviti da solo per delle sollecitazioni o comunque per le vibrazioni, mentre la svasatura, come vedete, evita che la testa del perno sprofili all'esterno. Discorso per la parte posteriore. Sia il dado che il perno sono completamente incassate all'interno, come vedete se mi metto di profilo non fuoriesce, e questo mi permetterà in un secondo momento di aggiungere un tappo, eventualmente di andare a chiudere il foro. In ogni caso, non avendo elementi metallici sporgenti, i bambini non hanno la possibilità di farsi male. Finito di montare i 5 listelli da 98 cm, posso tranquillamente, dopo aver serrato il tutto, andare a ruotare e predisporre il laterale, questa è una delle due teste del letto, per quanto riguarda il fissaggio dei pali lunghi. Operazione che farò a questo punto dopo aver assemblato anche l'altro lato. In questo modo
con lo stesso identico sistema posso fissare anche gli elementi da 1,94 m che andranno a chiudere quindi la struttura. Qui potete vedere come le scanalature come si andranno a posizionare invece gli elementi lunghi, che saranno in battuta con quelli che sono invece gli elementi laterali. Un unico foro, quindi sebbene più lunghi, saranno fissati da un unico fissaggio, perché poi agli elementi più lunghi andranno a posizionarsi, almeno in riferimento a dove andranno i materassi, andranno a fissarsi quelle che sono le doghe e altri elementi che adesso vi mostrerò. Con questo sistema, una volta perforato, è andato a posizionare i perni, anche posizionare i listelli più lunghi sarà più semplice, perché la loro posizione è garantita dal fatto che c'è la scanalatura perpendicolare e i listelli sono stati tagliati in modo perpendicolare. Per quanto riguarda il fissaggio dell'ultimo listello nella parte interna, quello in alto, ho evitato di andare a effettuare le scanalature, avendone già posizionati 7, me ne manca solo quella più lunga in alto a sinistra, e quindi la sono andata a riferire, quindi a posizionare, sfruttando quei due elementi verticali. Elementi e dei particolari tipi di giunti. Questi giunti lineari. Sono giunti costituiti da due parti, una parte è fatta da un M6 con testa piatta e un'altra parte è un M8, quindi lato femmina per capirci, è un M8 sempre con testa piatta. I due elementi si vanno a fissare tra di loro andando a dare la giunzione. Quindi ho utilizzato appunto questo sistema, ne ho messi tre per lato, per andare a fissare l'ultimo listello in alto che anziché essere 1,94 m sarà 1,80 m. Non mi resta che invece andare a fissare la parte più in alto sul lato esterno, che invece sarà un listello di circa 1,98 m. Posizionato anche l'ultimo listello sul lato esterno, la struttura sarà finita. È più lungo degli altri listelli in quanto non ha gli elementi di battuta sia frontali che posteriori e quindi ovviamente copre interamente il murale. La struttura è finita. Prima di passare al fissaggio di quelle che saranno le doghe e le staffe che le andranno a sorreggere per un ulteriore elemento che darà sicurezza e stabilità, vi mostro questi 6 piedi. Due li ho posizionati, non li ho ancora fissati, sulla parte centrale, due sulla zona laterale e quegli altri due andranno dall'altro lato. Questi 6 piedi mi permetteranno di andare a posizionare degli elementi che sorreggeranno delle guide su cui farò scorrere dei grandi cassetti. Cassetti che grazie a questi elementi saranno completamente incassati, quindi interni alla struttura, non sprofileranno da questo listello inferiore, né andranno in interferenza con quello che è il laterale del letto. Questo perché sul laterale del letto, sulla parte finale, andrò ad aggiungere un elemento che mi permetterà, uno, di chiudere la zona anteriore, e quindi aumentare la sicurezza sul letto superiore, e secondo mi permetterà di aggiungere un elemento estetico, ma non vi anticipo i dettagli, in quanto cercherò di realizzarlo in questo video, nel caso sarà argomento del prossimo video. Questi elementi, questi piedi, sono costituiti da murali sempre 8x8, alti 34 cm, con una scanalatura nella parte superiore. Forati come fatto in precedenza, su cui attraverso quel foro mi andrò a riferire per andare a effettuare dei fori sui listelli perimetrali e quindi andare a fissare come ho fissato anche i pali laterali. Fissati quelli che sono i piedi che mi serviranno da supporto per quanto riguarda i cassetti inferiori, a questo punto passo a posizionare le staffe su cui fisserò le doghe. Le doghe, che sono doghe in faggio da 6 cm di larghezza, alte 2 cm, ho scelto il faggio per maggiori garanzie di sicurezza, di resistenza anche a quella che è la flessione, verranno posizionate su queste staffe e su un elemento centrale che vi mostrerò dopo. Staffe ne posizionerò 10 per lato, ovviamente sul listello che mi servirà da riferimento per l'altezza del letto, e saranno distanziate circa 14 cm.
Per distanziarle andrò ad utilizzare questo piccolo jig che mi sono realizzato qualche tempo fa. In pratica è costituito da due elementi, quindi da due battute fresate al centro, in questo modo i due elementi possono scorrere, e grazie a questo foro con rondella, e quindi perno è dato a farfalla, una volta trovata la posizione, basta andare a serrare e mi troverò sempre la posizione di riferimento che mi serve. In questo caso io le ho regolati a circa 14 cm. Utilizzo questo quindi come distanziale, lo porto la staffa in battuta con la parte inferiore, essendo leggermente sagomata la parte centrale, e quindi in battuta con quella che è la parte più lunga del jig. A questo punto vado a fissare e mi trovo la distanza che è di circa 14 cm. Dico circa 14 perché il secondo elemento si andrà a rifinire sulla parte superiore, quindi sarà circa 13,7-13,8. E la staffa non è perfettamente in squadro. Se vado ad appoggiare questo, forse si riesce a vedere, è leggermente chiusa nella parte superiore. Per il fissaggio delle staffe andrò ad utilizzare delle viti autofilettanti. Come vedete, risponde alla domanda fatta da Mario in un altro video. Sono delle viti che hanno la punta fatta per andare a forare il legno. Quindi favoriscono quello che è il preforo e quindi l'inserimento più agevole della vite. Anche la testa presenta degli elementi che permette di andare a svasare man mano si avvita. Questo tipo di viti si trovano comunemente in commercio. In questo caso per le staffe utilizzerò delle viti 4x20, quindi lunghe 20 mm, diametro 4 di testa, e non ho bisogno di andare a perforare, visto anche che il legno che sto utilizzando è un legno comunque morbido, per cui posso andare direttamente a forare. Sebbene in genere è buona norma quando si va a lavorare con dei legni, soprattutto se sono legni stagionati, andare a effettuare il preforo per evitare che questo si vada a spaccare. Vedete? Riesco ad avvitarli senza alcun problema. Fissate le staffe, a questo punto ho fissato le doghe, quindi come vi dicevo, doghe da 6 cm in faggio. Le doghe non sono fissate solo sulle staffe, ma sono fissate anche su questo elemento. Ne ho posizionato uno sul letto superiore e uno sul letto inferiore. Posizionato effettuando dei fori sui frontali e quindi andando a vitare due Torx da 20, che sono questo tipo di viti, che già vi ho mostrato in un altro video e che ho utilizzato anche per la palestra. Sono delle viti che danno una notevole resistenza. Ne ho scelte delle M8 da 20 di lunghezza, che possono reggere un bel po'. Quindi con queste Torx ho fissato questo elemento, che è una sorta di travertino di 5 cm per 9, questa è la dimensione, e quindi le stesse doghe con due viti lunghe 4 cm sono state fissate a questo elemento. Quindi eventuali tensionamenti o comunque eventuali elementi che fanno forza sulle doghe vengono scaricate sia sulle staffe che su questo elemento centrale, che a sua volta è fissato ai due frontali e quindi ai pali laterali, garantendo in questo modo una maggiore stabilità a tutto il sistema. Come ho fatto sopra, ovviamente lo stesso procedimento ho fatto col letto di sotto. E qui potete vedere un'immagine d'insieme di tutte e 10 le doghe fissate. In alternativa al sistema delle staffe, se non volete avere le staffe a vista, si può optare per altri diversi tipi di soluzioni, total wood o quasi. Questo ne è un esempio, in cui però dobbiamo andare ad aumentare quella che è l'altezza del listello, a meno dei listelli dove andiamo ad affissare il letto. In particolar modo in questa soluzione, che si potrebbe prendere in considerazione, ho utilizzato un listello spesso 2,8 cm, alto 12 cm, in cui ho fresato una scanalatura verso il centro, leggermente sulla parte alta, spessa quanto lo spessore della doga che vado ad utilizzare. Vi ho poi incollato ed avvitato un pezzo di listello di 3 cm x 3. Qui l'ho colorato per renderne più semplice vedere il distacco, la differenza tra le due parti. All'interno della scanalatura possiamo andare quindi a fissare le doghe. Doghe qui possiamo vedere in sezione, si andranno a posizionare in questo modo. Saranno sempre doghe in faggio. Potremo valutare di andarle ad avvitare. Ho una seconda opzione. Prende in considerazione di andare a effettuare un foro da 8 qui e un foro da 6 su, e applicare il giunto che vi ho mostrato prima. Quindi
dove la parte dei femmina, tra virgolette, del giunto lineare si andrà a posizionare all'interno della doga, in questo modo, la doga si va a posizionare sulla parete laterale e quindi questa viene vincolata con la controparte nella parte di sotto. Ovviamente andando via ad applicare dei fermafiletti in modo da evitare che questo si vada a svitare. È un tipo di soluzione valida, ovviamente che però ha dei contro. Ho bisogno di uno spessore di materiale maggiore almeno lì dove sono presenti le doghe. E quindi se non voglio avere delle asimmetrie dovrò adeguare tutti gli elementi, quindi anche gli altri listelli, a uno spessore e un'altezza maggiore. Secondo, per l'irruenza dei miei figli, ho immaginato che forse non era la soluzione più robusta, fidandomi di più delle staffe. Fissate le doghe, passiamo adesso a lavorare quelli che sono i cassetti. Per farlo, iniziamo a fissare quelle che sono le guide. Sui piedi interni, quindi sui sei piedi interni, i quattro laterali e i due centrali, ho fissato quattro listelli, larghi 9 cm e lunghi 82 cm. Questi listelli fissati ai piedi, quindi interni, ho già montato quelle che sono le guide, che sono guide uniche con cuscinetti a scorrimento con chiusura soft. In pratica questo sistema, quando il cassetto tende a chiudersi, ha questa molla, come vedete, che riduce quella che è la corsa del cassetto, qui si aggancia e quindi ne favorisce la chiusura più morbida. Unica attenzione che ho dovuto avere quando ho fissato i listelli, prendendo in considerazione un pezzo di legno squadrato dello stesso spessore del frontale del cassetto, perché voglio che il frontale del cassetto sia a filo con l'istello su cui sono fissate le doghe, quindi che non sprofili, ho utilizzato quindi questo blocchetto di legno per riferirmi in cui andare a posizionare i listelli. Sull'elemento centrale che si vede meglio, vedete. Rispetto al piede interno è rientrato di uno spessore pari ai 18 mm che sarà lo spessore del frontale del cassetto. Qui adesso andrò a costruirmi il cassetto interno come vi mostrerò fra poco e su questo vi poggerò quello che sarà il frontale che invece sarà fresato e rifinito giusto per andare a chiudere questa zona. Anche il posizionamento della stessa guida, se io mi posiziono in questo modo come spessore, vedete l'altezza che io mi ritrovo è costante. E tenendo riferimento appunto questa altezza, sono riuscito a posizionare in modo perpendicolare quella che è la guida. Guida che in chiusura è posizionata in battuta con l'istello. Sempre a garantire che quando andrò a chiudere il cassetto, questo qua si posizioni correttamente. A questo punto, montate le guide e fatte uscire completamente, possiamo prenderci la distanza tra i due elementi. Io già l'avevo calcolato in fase di progettazione, e quindi valutare di quanto sarà il cassetto. I due cassetti saranno 80x65 cm. Per la lavorazione dei cassetti utilizzerò delle doghe. Inizio a tagliare degli elementi da 80 e da 64 cm. Ho tagliato i pezzi a questo punto con la guida per fresare. Mi sono regolato in particolare in modo da andare a creare una scanalatura nella in testa a due particolari più lunghi. La scanalatura mi permetterà di andare a alloggiare il secondo particolare all'interno perpendicolarmente e mi darà mezzo centimetro che sommate 64 cm del lato corto del cassetto mi porteranno il cassetto a 65 cm di lunghezza. Grazie alle battute della guida che mi sono realizzato posso tranquillamente andare a fresare prima un lato, poi andare a girare il tutto e fresare dall'altro lato avendo esattamente le stesse dimensioni di riferimento. La battuta mi permette una fresata ben perpendicolare e precisa. Effettuata questa scanalatura su tutti e quattro i laterali del letto, ho poi effettuato quest'altro canale con la fresatrice utilizzando una fresa da 10 in due passaggi, ogni volta scendendo di 3 mm, quindi profondo 6 mm. Questa seconda scanalatura, larga quindi 10 mm, alloggerà un pannello di 9 mm di betulla, 77,5x64 cm. Ho quindi provveduto a effettuare tre perfori su entrambi i lati che mi serviranno ad alloggiare tre viti per ogni lato, li ho anche svasati, e
in modo da andare a fissare i quattro laterali utilizzando solo delle viti. Verificato che tutto si posizioni correttamente, andrò ad utilizzare oltre le viti anche della colla. Qui ho assemblato tre dei lati del primo dei due cassetti, come vedete un cassetto bello ampio. Ho già posizionato, facendo scorrere all'interno della scanalatura, quello che è il pannello, e basta a questo punto andare a chiudere e avrò ottenuto quello che sarà il primo cassetto. Le viti sono serie per lato, sono svasate, quindi non sprofilano, perché su questo poi vi andrò ad applicare un pannello. In alto vi lascerò un altro link su come andare a effettuare un cassetto di grandi dimensioni con i giunti. Il vantaggio ovviamente dei giunti è che hanno una resistenza e una tenuta maggiore, quindi possiamo andare a realizzare un cassetto anche molto più grande. Sul cassetto, dopo averlo verniciato e posizionato, quindi lo posizionerò utilizzando dei distanziali, quindi per metterla alla giusta altezza rispetto alle guide, quindi avviterò le guide laterali del cassetto. Per andare a completare quello che sarà il cassetto, vi andrò a fissare, avvitando dall'interno verso l'esterno, questo frontale, che non è altro che una tavola di 87 x 18 cm, in cui ho arrotondato la parte di sotto. Quindi sarà a filo nella parte di sopra, arrotondata la parte di sotto, e la presa verrà appunto dalla parte inferiore. La tavola è larga 18 cm, il cassetto invece è alto 12 cm. Qui ho montato i cassetti, ho utilizzato quei blocchetti che cui ho appoggiato i cassetti, ho tirato fuori le guide e quindi ho fissato le guide. Non mi resta che attaccare il biadesivo sulla parte frontale, quindi andare a fissare con delle viti dall'interno verso l'esterno quelli che sono i frontali. E questo che vedete è il risultato ottenuto, due cassette perfettamente a filo come volevo. E per oggi è tutto, col prossimo video andrò a concludere quello che è il letto a cassetto, aggiungendo degli elementi che hanno sia una funzione di sicurezza ma anche estetica, per rendere il letto più particolare e quindi anche più vivibile per i bambini. Quindi spero che siate interessati all'argomento e vediate come ho deciso di andare ad abbellire oltre che a rendere più sicuro il letto. Inoltre andrò a realizzare una scala semplice e veloce da realizzare e quindi a completare quello che è il lavoro. Grazie dell'attenzione e al prossimo video. A presto!